Quella che per noi è la temperatura più fredda che abbiamo mai sperimentato, per gli abitanti di questi luoghi non si avvicina neanche lontanamente alla temperatura che per loro rappresenta la normalità. Salve amici! Oggi esploreremo insieme le 5 città più fredde del mondo, dove il gelo estremo mette a dura prova gli esseri umani. Preparatevi a un viaggio attraverso luoghi incredibilmente freddi e affascinanti. Iniziamo subito. Ust-Nera. Immersa nell'abbraccio glaciale della Siberia, Ust-Nera sorge come un avamposto coraggioso nel cuore della Repubblica di Sacha. L'inverno qui è una sinfonia di freddo implacabile, con le temperature che crollano in modo impressionante. Qui sono stati toccati i -60,4 gradi Celsius. Le strade di Ust-Nera si perdono nella neve alta, con gli alberi coperti da uno spesso manto bianco come se fossero vestiti per un grande evento invernale. Le case, con le loro pareti robuste e finestre sigillate, sfidano il gelo implacabile che cerca di penetrare. Nella piazza principale, la gente si avventura fuori avvolta in strati di abiti che sembrano scudi contro il freddo pungente. Il respiro crea nuvole di vapore nell'aria ghiacciata, mentre gli abitanti di Ust-Nera vanno avanti con la loro vita quotidiana, resistendo al gelo come se fosse un vecchio amico con il quale devono convivere. Le notti invernali sono un'affascinante tela di stelle nel cielo scuro e sereno. Le luci tremolanti delle abitazioni creano un'atmosfera accogliente, un faro di calore in mezzo all'incessante inverno siberiano. E mentre la città sprofonda nella sua tranquilla letargia sotto uno spesso strato di neve, Ust-Nera è pronta a sfidare il freddo con la sua resistenza e la sua bellezza glaciale. Yakutsk. In un angolo isolato della Siberia, non troppo lontano da Ust-Nera, emerge la città di Yakutsk. Capoluogo di questa terra ostile, Yakutsk è una sinfonia di gelo che rende l'Ust-Nera un semplice assaggio. Immersa in una landa desolata, Yakutsk detiene il record, una corona di ghiaccio sepolta nei suoi annali. Nel lontano 1891, le sue strade diventarono teatro di un'incredibile performance termica. Con il mercurio del termometro crollato a un incredibile -64,4 gradi Celsius. Un freddo così penetrante da congelare i sogni e far diventare il respiro stesso una scultura di ghiaccio. A Yakutsk la vita è una costante sfida contro il freddo estremo. Le persone si adattano con case robuste e strati di abiti, trasformando il gelo in un compagno anziché un avversario. La vita quotidiana bilancia la necessità di affrontare il freddo con il desiderio di coltivare una comunità calorosa. I mercati locali sono luoghi di scambio e celebrazione, mentre tradizioni e tecnologia si mescolano per creare un tessuto culturale unico. In questa città siberiana, la vita è una celebrazione di resilienza e di una bellezza selvaggia. Rimani con me fino alla fine perché l'ultima città ti farà gelare il sangue nelle vene. Prima di andare avanti, ti piacerebbe vedere un video sul luogo più caldo del mondo? Un posto dove ti sembrerà sempre di essere all'interno di un forno con temperature di fuoco. Scrivi nei commenti "luogo più caldo del mondo". E non dimenticarti di lasciare like, iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti i prossimi video. Verkhoyansk, Siberia. Qui le temperature invernali possono scendere mediamente a -47,7 gradi Celsius, con un record assoluto di -68,8 registrato nel lontano febbraio del 1892. Gli abitanti si preparano adeguatamente, utilizzando abbigliamento termico pesante, spesso foderato di pelli animali, e assicurandosi che le case siano ben isolate termicamente. Le attività quotidiane possono essere sfidanti. I veicoli spesso necessitano di riscaldamento costante per evitare il congelamento dei fluidi, e le attività all'aperto richiedono grande attenzione per evitare danni dovuti al freddo estremo. L'accesso alle risorse come l'acqua potrebbe richiedere sforzi extra, poiché i tubi possono congelarsi. Nonostante le difficoltà, la comunità a Verkhoyansk mantiene uno stile di vita radicato nella cultura locale, con festività tradizionali e pratiche che riflettono l'adattamento alla durezza del clima siberiano. Tomtor, Siberia, con un impressionante record di -69,2 gradi Celsius. Questo paesino è veramente un luogo dove il freddo mette a dura prova la vita dei suoi abitanti. La vita si svolge in un contesto di straordinaria sfida climatica.
Queste condizioni estreme influenzano ogni aspetto della vita quotidiana, plasmando un modo di vivere unico nel suo genere. Le abitazioni sono costruite con materiali isolanti avanzati per proteggere dalla penetrazione del freddo pungente. Le stufe, spesso alimentate con legno, sono il cuore delle case, fornendo il calore vitale per contrastare il clima avverso. Vestirsi adeguatamente è fondamentale, con gli abitanti che indossano strati multipli di abbigliamento termico e pesante. Le attività quotidiane richiedono una pianificazione accurata. La sopravvivenza richiede una conoscenza approfondita delle condizioni meteorologiche e delle tecniche per affrontare il freddo estremo. Tuttavia, TomTor non è solo una lotta contro il clima, ma anche una comunità resilientemente legata dalla necessità di affrontare insieme le avversità. La solidarietà è un elemento fondamentale. Con le persone che si aiutano reciprocamente durante le forti tempeste di neve o le gelide giornate invernali. Le festività locali e le tradizioni culturali svolgono un ruolo significativo nel mantenere viva la comunità, offrendo momenti di gioia e celebrazione che contrastano con il gelo circostante. In definitiva, la vita a TomTor è un'esperienza unica che richiede una combinazione di resistenza fisica, adattabilità e un forte senso di comunità. Nonostante le avversità, la città è testimone di una forma straordinaria di vita che si sviluppa in armonia con la natura selvaggia della Siberia. La città che si aggiudica il titolo indiscusso di «la città più fredda del mondo» è Oymyakon, anch'essa situata nella Siberia russa. Alcune fonti addirittura riportano temperature ancora più basse, arrivando persino a meno 82 gradi Celsius. Nota come la città congelatore della Siberia. Abitata principalmente da discendenti dei Yakut, cacciatori e mandriani di renne, la vita ruota attorno alla resistenza al gelo. Il permafrost rende l'agricoltura impossibile, ma il fiume Indigirka offre pesca congelata. Le case in legno e riscaldate a carbone affrontano il rigido inverno, mentre bagni esterni evitano il congelamento delle tubature. Il mercato ittico all'aperto vende pesce già congelato, tra cui la stroganina, prelibato piatto locale. La dieta include anche cubetti di sangue di cavallo e fegato crudo congelato. Gli abitanti si adattano alla vita quotidiana, evitando il gelo estremo e affrontando gli inverni che durano 9 mesi. La comunità si rifornisce da un solo negozio e si sposta rapidamente per evitare il pericolo di congelamento della pelle in pochi minuti. Nonostante le sfide, Oymyakon attrae turisti avventurosi desiderosi di vivere l'esperienza unica di questo clima estremo. Impressionante, vero? Esplorando le città più fredde del mondo, abbiamo imparato quanto possa essere incredibile la resilienza umana di fronte a condizioni climatiche estreme. Anche questo viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!